La nuova traduzione del Signore degli Anelli è bella, ma fa anche altamente cagare. O forse, come qualsiasi cosa nella vita, ha sia dei lati positivi che dei lati negativi. Vai che colpo di scena, non lo saresti mai aspettati, vero? Ma bisogna fare subito una premessa molto molto importante. In questi ultimi giorni ho visto moltissimi siti e moltissime pagine, testate, quel che è, riportare la notizia della nuova edizione del Signore degli Anelli, criticando pesantemente e incentrandosi esclusivamente sul dettaglio del cambio dei nomi, a cui arriveremo anche noi fra poco. Io perlomeno ho cercato di essere un po' più moderato, dicendo che sì, capivo la scelta di cambiare i nomi per renderli più vicini all'originale, per renderli più azzeccati da un punto di vista della traduzione, ma che comunque mi facevano cagare la merda. E ho visto moltissimi deficienti, che dico nel vero senso della parola, cioè di persone che non hanno idea di cosa stiano parlando, paragonare Ottavio Fatica, ovvero il traduttore che si è occupato di questa nuova edizione, a Cannarsi, ovvero il fautore del disastroso Evangelion approdato su Netflix un po' di mesi fa. Però quanto a te, quanto a quel che non puoi fare che tu, per te qualcosa da poter fare dovrebbe esserci. Ecco, questo no. Per favore, non paragoniamo la merda al cioccolato. Perché chiunque conosca un minimo Fatica e chiunque abbia sentito di lui prima di aver letto semplicemente il nome sulle testate riportate da tutti i cazzo di siti, sa che in realtà Fatica è un pilastro della traduzione italiana, che si è occupato di curare dei titoli incredibili e ha un'esperienza decennale. Ed infatti la nuova traduzione è splendida da leggere, ha un lessico talmente ricercato, è scritto talmente bene, con una prosa così aulica che è davvero un piacere per gli occhi. Questo lo porta sì ad essere più simile all'opera originale di Tolkien, lo porta anche però ad essere, diciamo, più aulica come opera letteraria. E questo non per forza, però, può essere una cosa sempre positiva. Perché è innegabile che renda la lettura molto meno scorrevole. E già così Il Signore degli Anelli è un libro molto pesante e credo che su questo siamo tutti d'accordo. Sì, una storia fantastica, incredibili vicende, personaggi, scritto da Dio, ma comunque pesante da leggere. Ho passato questi ultimi giorni a leggere, un po' a balzoni, cioè che non ho letto tutto quanto il libro perché non ho tutto questo tempo purtroppo a disposizione per rileggere per l'ennesima volta Il Signore degli Anelli, ma l'ho presa a balzoni leggendo dei capitoli qua e là perché volevo appunto vedere come cambiava il registro linguistico nelle varie situazioni. E ho letto la traduzione nuova in contemporanea con quella vecchia, cioè avevo proprio i due libri a fianco, specchiati, così da poter fare un paragone diretto tra le due. Purtroppo mi sono reso conto della grande mancanza che ho in casa, ovvero un'edizione inglese del Signore degli Anelli, quindi non avevo un terzo punto di paragone, infatti dovrò assolutamente rimediare. Un po' di storia. Le edizioni storiche del Signore degli Anelli sono a questo punto quattro. La prima era stata quella dell'astrolabio, mai completata e che si era presa decisamente un sacco di libertà. Poi ci fu la Rusconi, quella con la mappa enorme e pieghevole alla fine del volume. La Bompiani, quella che ho anche io ora e che la maggior parte dei lettori della mia generazione ha. E adesso questa. Che tra l'altro, piccola nota. Ma che cazzo è sta copertina? Ma cosa mi significa la copertina? Sono giorni che la osservo perché credo che in live ne abbiamo discusso, credo mi abbiano confermato che sia effettivamente una veduta dall'alto di Marte. Io dico, ma cosa c'entra un deserto marziano col Signore degli Anelli? Ma fra tutte le ma piuttosto mettimi, non lo so, dell'erba, qualcosa che cioè, no, non ho capito questa scelta, proprio non riesco ad arrivarci. Ma tralasciando questo, come dicevo appunto, secondo me Fatica ha fatto un ottimo lavoro nel complesso, ma ha anche fatto ovviamente degli errori, delle scelte discutibili, delle scelte che in realtà non sono riuscito a comprendere in alcun modo e sono finito con l'etichettarle come le classiche scelte, i classici cambiamenti fatti soltanto per il gusto di fare un cambiamento, anche laddove in realtà, almeno secondo me, non era assolutamente necessario. Ma procediamo in ordine, andiamo con calma. C'è una cosa che mi ha colpito fin da subito, ma proprio letteralmente dalla primissima pagina. Leggendo le due edizioni specchiate, risulta molto di più all'occhio, ma in realtà è già abbastanza evidente anche se conosci, hai già letto Il Signore degli Anelli in precedenza e lo leggi di nuovo in questa edizione di Fatica, che il linguaggio adoperato sia molto più aulico, molto più complesso, molto più alto.
Che è una cosa che in teoria ci sta perché è più vicina all'edizione originale di Tolkien, cioè alla prima stesura effettiva del Signore degli Anelli. Però capite che leggere undicentesimo al posto di 111° compleanno ti fa scattare in automatico nella testa quella domanda che dice: ma era davvero necessario tutto sto giro dell'oca per fare un giro su se stesso? Oppure andando avanti trovi, mi viene in mente un altro esempio che mi ha colpito, che da vaghe forme oscure si è passati a vaghe forme umbratili. Ora, io sono uno scrittore, io so cosa significa fare un lavoro di editing e di revisione perché ci sono passato attraverso notti insonni, e io so benissimo che se scrivessi vaghe forme umbratili il mio editore mi direbbe: ma che cazzo stai facendo? Ma perché ti stai complicando la vita? Ma scrivi vaghe forme ombrose o quel che era, oscure anzi, e non ti complicare la vita. E so che questo esempio potrebbe sembrare campato per aria, ma la ragione per cui lo faccio è che, secondo me, ogni opera va contestualizzata all'interno del periodo temporale, all'interno del suo contesto sociale e culturale. Infatti Il Signore degli Anelli è un'opera figlia dei suoi tempi, un'opera che ormai ha cosa, una 60 anni, 70 anni, e dunque all'epoca si adoperava un linguaggio, il linguaggio con cui era cresciuto Tolkien, che è molto diverso dal nostro linguaggio odierno, ma proprio anche saltando la barriera, diciamo, geografica del fatto che quello è inglese e noi siamo italiani. Ed in realtà è già qui che io voglio darvi la mia opinione generale su questa edizione, dicendo che secondo me è adatta ai lettori di vecchia data, quelli che hanno già letto Il Signore degli Anelli con le altre edizioni, ma che non mi sentirei in tutta onestà di consigliare ai nuovi lettori, quelli che al Signore degli Anelli non si sono mai avvicinati. E tenete questa cosa a mente perché ci ritornerò alla fine spiegandovi per bene il perché delle mie parole. Perché ora dobbiamo parlare della questione più spinosa, quella su cui si è polemizzato oltre ogni limite in questi giorni, ovvero il cambio dei nomi. Molti nomi, infatti, sono stati cambiati, non solo nomi dei personaggi, ma anche dei luoghi. Per esempio, Samwise è diventato Samplicio. Ora, è perfettamente corretto. Cioè, se tu vai a vedere nella guida ai nomi che Tolkien aveva lasciato apposta per i traduttori, scopri che Samwise significa non saggio, perché magari uno pensa che wise si riferisse a quello, ma in realtà è un modo per dire, mi sembra, half simple, cioè mezzo semplice, sempliciotto. Quindi Samplicio è una traduzione dal punto di vista letterale perfetta. Ma mi fa cagare la merda! Ottavio, io rispetto tantissimo il tuo lavoro, credo di averlo fatto intendere benissimo ad inizio video e ripeto, questa secondo me è una traduzione della Madonna, ma un simile nome mi fa altamente cagare, perché tu puoi anche dirmi: ah, guarda, ho accomodato questa ricetta di spaghetti allo scoglio per renderla più verosimile alle indicazioni lasciate dagli chef del XVII secolo che indicavano di aggiungere una vescica di capra all'impasto. E può essere perfettamente in regola con l'originale tutto quanto, ma se poi il mio piatto mi sa di vescica di capra, mi fa cagare. Io non so più come ripetere questa cosa. I nomi a cui le persone si sono abituati per anni non vanno cambiati, mai. È una cosa ovvia, perché se una persona si è abituata a leggere, a sentire per più di mezzo secolo un nome, ha conosciuto il personaggio con quel nome, non gli andrà mai a genio all'improvviso cambiare quel nome. Perché se ne è sentito il bisogno? E qua mi riferisco a Samplicio. Perché io posso capire, e anzi sono d'accordo, sul cambiare i nomi che erano stati tradotti male e che nella loro traduzione italiana non avevano senso. Per esempio, il gaffiere è diventato il veglio, che ci sta benissimo, perché gaffiere era un'italianizzazione del termine gaffer, che in italiano però gaffiere non vuol dire assolutamente nulla. Invece il veglio ti fa subito pensare appunto a questo hobbit anziano che però veglia sul tuo quanto e quindi è questo personaggio avanzato con l'età, guardigno, tutto quanto molto attento. Quindi ben vengano i cambiamenti in questo senso, quando vanno a correggere delle traduzioni che erano errate. Ma Samwise finora era stato riportato in originale. E sì, lo so che si perde il significato che abbiamo appena detto dal suo termine inglese se lo lasci identico, che in italiano non vuol dire nulla, però almeno non fai cazzate.
come Brandy Buck, che adesso è diventato Brandaino. E io posso capire che Brandaino si sposi alla perfezione dal punto di vista anche del suono e della semantica e della composizione dei cognomi con il resto delle altre famiglie Hobbit. Ma mi fa cagare la merda! Come anche la terra di Buck, che ora è diventata Landaino. Ma che cazzo mi vuol dire? Perché se io leggo terra di Buck è immediato, cioè il suo significato mi è immediato. Dico ok, è la terra di Buck, quindi mi fa pensare a questa regione vasta, una grande distesa di terra dove vivono i Buck, che si rifà appunto anche all'originale, ovvero Buckland, the land of Buck. Ma chi merda è lo psicopatico che leggendo Landaino dice ah sì, beh, è evidente che qua il traduttore vuole che io dividi questi due termini e significa la landa del Daino. Cioè Landaino, per quel che ne so, potrebbe pure essere, non lo so, ma veramente il nome di una trattoria qui nel Vercellese, ma che cazzo mi vuol dire? Ecco, un'altra scelta per me discutibile è stata quella di cambiare i nomi dei luoghi. Perché vai a sminchiare tutta la conoscenza dei lettori di vecchia data. Perché io sapevo bene prima cosa fosse il Lungacque e dove si trovava, ma adesso quando leggo Acquariva, io sono sperduto, non ho idea di cosa sia. Io non avrei mai capito che Acquariva fosse il nuovo nome di Lungacque, non avessi avuto l'altra edizione a fianco che ho visto che le due cose combaciavano e ho detto ah, quindi è stato cambiato. Decumano è diventato Quartiero, il Quartiero Est, che di nuovo è una scelta secondo me molto meno immediata, perché Decumano mi fa pensare a una divisione ben sistematica del territorio in delle regioni, come appunto il Decumano che passava per la città romana dividendo la città. Ma Quartiero a me fa pensare al quartiere, e quindi non penso più a una divisione di un'intera regione, ma a una semplice divisione delle singole cittadine. Poi arrivo al capitolo 8 e vengo accolto da un bellissimo Nebbia sui poggi tumuli. Sui che cosa, scusa? Ma cosa merda sono i poggi tumuli? Ripeto, sarà anche una scelta più corretta, ok? Però è terribilmente cacofonico e soprattutto non è così immediato, perché il vecchio Tumulilande, cioè, era nel nome, le lande dei tumuli, tumuli lande, e capivi subito di cosa si trattava. Ma poggi tumuli, non lo so, a me fa pensare a un soprammobile su cui vai a poggiare i tuoi cazzo di tumuli. Ciao tesoro, sì, ho comprato i tumuli, dove li metti? Ah sì, mettile lì sui poggi tumuli. Poi io non lo so. Giro pagina, un altro infarto, perché io devo morire a 22 anni. Capitolo 9. All'insegna del cavallino inalberato. Perché? Perché sono arrivato a questa età per vedere queste cose? Devo morire prima! Ora, io posso capire la fedeltà, ok? Ma come ogni Cristo di traduttore sa, come anche io che non sono un traduttore so benissimo, un buon traduttore non deve limitarsi al prendere e dare la traduzione letteraria più corretta, ma bisogna inserire il tutto in un contesto socioculturale, geografico, tutto quanto, che abbia senso. Una locanda dal nome Il Puledro Impennato all'interno di un contesto come una città fantasy medievale ci sta perfettamente. Perché, oltre ad essere piacevole nel suono, Il Puledro Impennato ti va subito a creare una bella immagine appropriata nella testa. Ovvero un giovane cavallo che si impenna, appunto questa bestia che deve far valere la sua forza, perché nella nostra mente il cavallo che si impenna indica la potenza, la maestosità, tutto quanto. Ma il cavallino inalberato mi sembra, e qui, cioè, lo devo proprio dire, un nome parodico. Sembra che qualcuno stia facendo una parodia del Signore degli Anelli e debba dare un nome che appunto sia ironico, che vada a prendere per il culo quello originale. E quindi dice, com'è che si chiamava Puledro Impennato? Idea Giorgio, lo chiamiamo il cavallino inalberato. Ma poi, se fino a questo punto riuscivo un po' a giustificare questi cambiamenti per dare un maggior senso alla lingua, per essere più vicini all'originale, per essere più corretti da un punto di vista letterale, qua no. Perché secondo me non c'era alcun bisogno di cambiare il nome, perché funzionava già perfettamente come era prima.
Il nome originale era The Prancing Pony, che si traduce letteralmente con il pony rampante, perché il termine letteralmente indica un modo molto energico di spostarsi, di correre con salti e balzelli, appunto rampante. Ma in inglese, prancing, associato come termine ad una figura equina, significa proprio impennarsi. Quindi l'aggettivo impennato ci stava benissimo. Ma soprattutto, se contiamo che inalberare, come è nella nuova traduzione, quando viene utilizzato come intransitivo pronominale riferito ad un cavallo, significa proprio impennarsi, assume quel significato proprio preciso. Quindi di nuovo è un giro dell'oca interminabile per dire letteralmente la stessa cosa, ma in maniera più complessa e soprattutto in maniera che fa cagare. Però non è tanto l'aggettivo il problema, quanto il sostantivo. Sì, lo so che sta diventando una lezione di grammatica, però è di questo che stiamo parlando, quindi di cosa vi stavate aspettando? Spero di non star facendo casini incredibili perché sto ritornando alle mie conoscenze del liceo praticamente. Cavallino, ragazzi, diciamoci la verità, è ridicolo. E di nuovo, non c'era alcun bisogno di fare questo cambiamento. Per quanto Puledro non fosse perfetto, era comunque sensato, perché viene considerato pony qualsiasi cavallo sotto i 150 cm di altezza. Un Puledro, che è un cucciolo di cavallo, cioè, a patto che veramente non sia nato come Schwarzenegger dei cavalli, molto probabilmente è più piccolo di 150 cm, quindi era comunque sensato. Ma anche fosse, ritorniamo al discorso di Samwise. Pony esiste nella lingua italiana, è un termine, usiamo esattamente lo stesso termine, quindi perché non lasciare lo stesso coso? Ed era questo che mi riferivo quando parlavo delle scelte del cambiamento in nome del cambiamento, giusto per farlo. Mi sembra, non so, che stia facendo una strana propaganda che non sta andando a buon fine. Il cambiamento nel nome del cambiamento. Votate Kalel alle prossime elezioni. Più account Netflix per tutti. Ah, e già che siamo qui, Omorzo Farfaraccio è un cazzo di scioglilingua. Ma parliamo ora di Aragorn. Lo so che lo stavate aspettando. Perché ovviamente sono andati a toccare anche lui, non sono riusciti ad astenersi. Da gran passo è diventato passo lungo. Dunque, partiamo dal presupposto che il nome originale, Strider, è un po' impossibile da tradurre in maniera corretta in italiano, perché to stride è un verbo che significa superare, spostarsi a passi lunghi e superare ad alta velocità, è proprio un verbo, scusate, che indica il movimento. Quindi strider significa letteralmente colui che supera o comunque colui che si muove a grandi passi. Ma in inglese strider è anche un suono che nella tua mente va a creare un'associazione molto particolare. Ti fa pensare a questo personaggio oscuro, quasi sofferente, molto molto, come dire, borderline, non saprei come definirlo. Pensate, cioè, per fare un esempio molto banale, che non è questo, ma per dire, parlare di associazione, è un po' come se nella tua testa lo collegassi al verbo stridere, che è comunque qualcosa di negativo, di cattivo, di sofferente. Questa cosa, secondo me, veniva rispecchiata alla perfezione in gran passo, che, vi ricordo, non è gran passo con la N, non significa grande passo, ma gran passo, che io ho sempre intuito, ora non so se fossero queste le intenzioni, ma penso di sì, come passo gramo, cioè un passo triste, afflitto, sofferente. Lungo passo è perfettamente sensata come traduzione, ma secondo me va a perdere un po' quella magia oscura che aveva il termine gran passo. Ma vabbè, questo ci può ancora stare, tutto sommato non è così terribile. Ma c'è stato un altro piccolo cambiamento. Perché adesso Aragorn non è più un ramingo, ma è un forestale. Io adesso ce lo vedo alla perfezione, questo Aragorn che va con il suo Defender, questo Aragorn valdostano lì che va a cercare i Stambecchi a proteggerli. Che bella immagine. Aragorn figlio di Arathorn II, il forestale. Ma Ottavio, cioè, porca miseria, che hai fatto un ottimo lavoro, quindi mi sento pure in colpa a insultarti. Però io devo insultarti se mi fai queste cose, non mi dai altra scelta. Mi hai legato a te come al destino dell'anello e io ti devo quindi dire: ma che cazzo stai facendo? E no, frega cazzi che Ranger sia il corrispettivo inglese di forestale. Non sono la stessa cosa. Perché Aragorn era sì un Ranger, ma non nel senso di difensore dei parchi, delle foreste e delle marmotte di sta ceppa.
Ranger è un termine che in inglese si riferisce ad un membro di un'organizzazione armata e organizzata che si occupa di far rispettare la legge in una determinata zona geografica. Inoltre è anche un termine che può rappresentare un soldato specializzato nel combattimento corpo a corpo e nelle tattiche di assedio. Quindi sono veramente i due termini che si addicono alla perfezione alla figura di Aragorn, perché è quello che lui è. Ma un forestale è una cosa completamente diversa, perché forestale significa solo quello, appunto, una persona che si occupa di proteggere i parchi e le riserve naturali. Forse, non lo so, se proprio cercavi un termine letterale italiano, forse guardiano era già più vicino, ma forestale assolutamente no. E questo però è esattamente il perfetto esempio di quello che dicevo prima, ovvero che tu non devi sempre cercare di dare una traduzione letterale, ma una che abbia senso. Ragione per cui prima hanno usato il termine ramingo, che sì, era una libertà, perché non è una traduzione esatta, non c'entra assolutamente nulla, però era comunque qualcosa che funzionava, perché nella tua testa tu andavi a immaginare questo ramingo, questo antico guerriero che girava per queste terre ormai cadute in disuso dopo aver perso la propria casa, era un viandante per proteggerle, che è quello che fa Aragorn e quello che fanno i raminghi. E mi dispiace, ma forestale, non riesco proprio a farmelo digerire. Ma non è che forse perché i Nazgûl in realtà sono dei cacciatori di Frodo? E io potrei andare avanti all'infinito, soprattutto sui nomi modificati dei luoghi. Collevento, che ora è diventato Colle Svettavento, che è giusto, è corretto, l'originale era Weathertop, però Colle Svettavento a me sembra molto cacofonico. Granburrone è diventato Valforra, che sì, è vero, Granburrone, cioè non voleva dire nulla, era una traduzione abbastanza sbagliata perché andava soltanto a riprendere il concetto di una grande conca, però è diventato iconico. Ora ci sarà un casino incredibile quando i lettori della vecchia generazione e delle prossime future generazioni che magari cresceranno con questa quarta traduzione dovranno comunicare, perché diranno due termini diversi per la stessa cosa. Infatti, grazie al cielo, abbiamo i nomi elfici, quindi diciamo tutti quanti d'ora in poi Imladris e ci siamo risolti la vita. Che poi ci sono alcune scelte che non hanno proprio senso. Cioè, perché il Monte Fato è diventato il Monte Fiammeo? Quella era forse una delle pochissime traduzioni dove la traduzione era meglio dell'originale, perché in originale si chiama letteralmente Monte Morte, che fa cagare in effetti, cioè tu hai creato tutto sto universo fantasy, Tolkien, e poi come mi chiami la montagna più pericolosa? Il Monte Morte, giusto così. Quindi almeno Monte Fato, cioè, aveva un che di eroico, di leggendario, di misterioso. Monte Fiammeo però a me fa veramente cagare, ragazzi, non posso farci nulla. Ma io ci ho messo veramente un bel po' per capire che Boscuro fosse Bosco Atro. Anche perché in questa edizione non c'è la mappa. Sì, loro hanno detto che la metteranno poi nel volume unico di tutta la trilogia, perché adesso stanno uscendo uno a uno. Ma porca puttana, cioè, secondo me è mandatorio mettermi la mappa fin da subito se mi cambi tutti i nomi, perché io ho bisogno di capire di cosa stiamo parlando, ho bisogno di inserire tutti questi nomi all'interno del contesto geografico, perché l'unico modo in cui io ho per capire cosa significano questi nomi è conoscere sia l'edizione, la versione precedente, sia la versione originale, e riuscire a capire il lavoro di traduzione che ci è stato fatto per fare un'associazione tra queste tre cose. E ripeto, qui si torna a quello che dicevo prima. Non è un'edizione che mi sento di consigliare ai nuovi lettori, perché vi assicuro che i fan di vecchia data, che al momento sono il 99,99% dei lettori, perché è una edizione che è uscita la scorsa settimana, quindi non so quanti ancora l'abbiano procurata, non adotteranno i nomi nuovi. E volete sapere perché dico questa cosa con certezza assoluta matematica? Perché l'ho già visto succedere con l'edizione nuova di Harry Potter. Nessuno, e dico nessuno, dice Tasso Frasso. Per tutti noi è rimasto Tasso Rosso. Gli unici che dicono Tasso Frasso sono magari quelli che proprio leggono il libro per la prima volta senza avere alcuna conoscenza delle edizioni precedenti, dei film, di niente, e quindi scoprono quella parola per la prima volta e la usano come tale. Ma per il resto nessuno ha cominciato da un giorno all'altro a dire Tasso Frasso, perché ci faceva cagare. Ma non era solo quello, ma perché c'eravamo abituati con un altro nome per 20 anni. E allo stesso modo vi assicuro che nessuno dall'oggi a domani comincerà a chiamarlo Valforra, no, continueranno tutti a dire Granburrone, perché nella mia testa quel posto si chiama Granburrone.
Ma, nonostante io abbia sparato merda negli ultimi 20 minuti, questo non toglie che la traduzione di fatica sia veramente veramente ottima. Sì, ci sono questi problemi dei nomi, ok, ma nessuna edizione è perfetta. E purtroppo sono andati a fare quel errorino classico del cambiare nomi. Ragazzi, prendete esempio dalle cose prima, prendete esempio da Harry Potter, che ci dimostra che non dobbiamo mai cambiare i nomi laddove non è necessario cambiare i nomi. Ma per l'appunto sminuire tutto questo incredibile lavoro soltanto per delle scelte legate ai nomi è veramente riduttivo. Infatti è un'edizione che io consiglio caldamente, caldamente ai lettori di vecchia data, perché scopriranno una nuova edizione veramente veramente splendida, che è un piacere riscoprire il Signore degli Anelli in questa veste. Ma per i nuovi lettori non me la sento di consigliarlo, più che altro perché rimarranno indietro. Cosa intendo dire? Se poi loro vogliono recuperarsi tutto l'universo che è venuto prima, ovvero gli altri libri tipo L'Hobbit, Il Silmarillion, i racconti incompiuti, i racconti perduti, solite cose, i film, i videogiochi, si troveranno confusi, perché tutti quei titoli utilizzano i nomi classici, quindi si ritroveranno veramente veramente confusi. E boh, guardate ragazzi, molte cose le ho anche tralasciate, per esempio non mi sono nemmeno soffermato a parlare della nuova traduzione della poesia dell'anello, del verso dell'anello, perché a parte che ne abbiamo parlato in live su Twitch già per un'ora, e poi in realtà andrei a ripetere la stessa cosa, che è un'ottima traduzione dal punto di vista letterario, però vai a sminchiare una cosa che è diventata iconica e per forza di cose a tutti fa cagare. Cioè, perché è un po' come se mia sorella, che io ho conosciuto per 17 anni con il nome di Selena, all'improvviso mi dicesse: fratello, da domani chiamami Mastrota. Non lo so ragazzi, questa era la mia opinione, ripeto, è un'ottima traduzione, un'ottima opera, però con tanti cambiamenti nei nomi che purtroppo un po', non è che le fanno perdere, ma purtroppo spostano l'attenzione sugli elementi sbagliati, perché infatti gli unici che ho visto parlare bene di questa edizione sono gli specialisti di Tolkien, gli esperti, quelli che effettivamente sanno di cosa parlano, mai le testate giornaliste e tutto quanto che riportano soltanto i lati negativi, perché si sa che le cose negative, le cose che fanno scandalo, attirano molti più click. Però io sì, rimango della stessa idea, la nuova traduzione del Signore degli Anelli è bella, è molto bella. Dobbiamo soltanto farci passare questa cosa dei nomi e per il resto poi è tutto in discesa. Ragazzi, io però ora la ripeto a voi. Cosa ne pensate di questi cambiamenti? Soprattutto, avete avuto modo di leggere la nuova edizione? Perché è facile parlare prendendo gli articoli su internet, però io vorrei sapere da quelli che hanno letto effettivamente quello che c'è dentro, il lavoro che è stato svolto, e hanno avuto modo di toccare con mano questa nuova edizione. Ditemi cosa ne pensate nei commenti, che sono davvero curioso, perché, boh, magari sono strano io, secondo me verrò linciato perché ho detto che a me in realtà, secondo me, è un'ottima opera. Ehi! La campanella, che se no poi quando accendiamo i fuochi di Gondor come fate a sapere che stanno arrivando i nuovi video? Porca la miseria, che già YouTube mi sta facendo sclerare, ragazzi. Ricordate, a me dispiace, lo so che ve lo sto dicendo ad ogni video, però qua abbiamo un gigantesco orologio, abbiamo una spada di Damocle sulla testa, perché qua tra poco chiudiamo tutti quanti, quindi godetevi sti video finché esistono e finché YouTube non ci chiude tutti quanti perché non gli facciamo fruttare abbastanza soldi. Già sto video verrà demonetizzato a bestia perché ho detto un sacco di atrocità verbali. Ragazzi, non ho più voce perché ormai ogni video che finisco con incazzarmi finisco che non ho più voce. Grazie mille per aver seguito questo video fino a questo punto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.